Sono Elena, sono uno dei quattro componenti di Biellese Misterioso. Sono una guida turistica e la mia passione per il territorio mi porta spesso a scoprire luoghi insoliti e ormai poco conosciuti, ma bellissimi e a volte anche misteriosi. San Lorenzo di Mongrando. Eccomi qui a capire dalla posizione strategica in cui si trova questo edificio anche il perché fu scelto proprio questo luogo per costruire il Borgo Franco nel XIII secolo, in cui tutti si ritirarono ad abitare e facendo di San Lorenzo il fulcro religioso del luogo. La chiesa, che venne poi ingrandita nei secoli successivi, modificata, ricostruita, ma che ha le origini assai più antiche. Torniamo indietro all'XI secolo, quando accanto a San Lorenzo c'erano ben altre rettorie, chiese importantissime sul territorio. Prima fra tutte Santa Maria di Castelvecchio, di cui rimangono oggi solamente pochi ruderi a ricordare l'importanza che aveva la chiesa e anche probabilmente il castello, come dice già il suo nome. San Michele ormai è un oratorio periferico dell'abitato, mentre l'antica chiesa di San Pancrazio ci rimane solamente come un nome con il suo ricordo. E San Lorenzo invece, eccola qui, grande, imponente e affascinante. Sono arrivata un po' prima per godermi il panorama che si vede ancora oggi dalla chiesa di San Lorenzo, parrocchiale di Mongrando, e chissà se anche a questo avevano pensato le persone che l'avevano fondata qui e che era diventata la chiesa centro religioso di quel borgo franco che era stato fondato nel 1254 e che aveva raccolto tutte le persone all'epoca che abitavano in queste zone, lasciando gli altri centri abitati che già esistevano dai secoli precedenti del Medioevo abbandonati e ormai periferici. La chiesa che vediamo oggi è quella frutto dell'ampliamento del XVIII secolo, cosa che ancora ricordano due date incise in due pietre che si possono ancora vedere all'esterno dei muri appunto dell'edificio. Poi questo edificio conserva anche tante storie che si sviluppano nel corso di anni differenti. Ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale la chiesa ha ricevuto delle ferite e ancora oggi sono visibili queste tracce. Si vede nel portale d'ingresso un buco, un foro lasciato proprio da una delle baionette di soldati, forse partigiani, non sappiamo ancora bene quale fosse la fazione interessata. E poi, per non parlare anche di spari che ancora oggi sono a danneggiare una delle teche interne della chiesa. E poi anche tante storie legate alle tradizioni, al passato, ai conflitti tra la parrocchiale di San Lorenzo e le altre due parrocchiali che poi si erano gemmate da questa chiesa, San Rocco di Ceresane, ma soprattutto la Cura Nuova. Si leggono ancora nei documenti i conflitti tra le varie fazioni, litigi, tentativi di rivendicazioni di chi avesse il diritto di fare cose, insomma delle vere e proprie liti di persone che erano attaccate al cosiddetto campanile. San Lorenzo nei secoli passati era anche tristemente famosa per i fulmini. Molte persone rimasero infatti folgorate e anche lo stesso campanaro del luogo, mentre stava svolgendo le proprie mansioni, rimase vittima di un fulmine.
Sempre a proposito di maltempo, ci sovviene anche la bellissima leggenda di un parroco del paese, un parroco in odore di santità che si chiamava Don Verdoia. Si narra che ogni qualvolta si apprestasse una tempesta, Don Verdoia si recasse all'interno della propria chiesa e tramite preghiere ed orazioni rivolte al buon Dio riuscisse a scongiurare il maltempo. Un bel giorno il nostro prete si trovava in campagna a coltivare un campo, quando ad un certo punto il cielo si rannuvolò e comprese che da lì a breve tempo si sarebbe scatenata una terribile tempesta. Era però troppo distante dalla chiesa per poterci entrare e rivolgere le consuete orazioni che scongiurassero il maltempo. Di buona lena si affrettò quindi per raggiungere il centro del paese, ma mentre era a poche decine di metri dalla chiesa iniziarono a cadere delle pesanti gocce dal cielo. Non ce l'avrebbe mai fatta ad entrare in chiesa prima che si scatenasse veramente il diluvio. Allora prese in mano una pantofola, così ci narra Virginia Maioli Faccio, e la scagliò contro la porta della chiesa. Nello stesso momento in cui questa pantofola toccò il portale della chiesa, improvvisamente il cielo tornò sereno. Infatti bastava che un qualsiasi oggetto che era stato a contatto con questa persona in odore di santità, come dicevamo prima, toccasse la porta della chiesa per raggiungere quello che era l'effetto desiderato, ossia quello che era nelle sue intenzioni, cioè scongiurare il maltempo. Vabbè, io adesso mi sono stufata di stare qui a aspettare gli altri e allora vado dentro a guardarmela. Buongiorno a tutti, io sono Gianluca e sono uno dei quattro membri di Vilese Misterioso. Ufficialmente sono il blogger e sono conosciuto per essere sempre in ritardo. Oggi ci troviamo a Mongrando, che è un comune del Biellese legato a una storia molto antica. Si narra che le prime notizie ufficiali della sua esistenza siano ritrovabili in un documento di Federico Barbarossa datato 1152. Ah, ci picchia, inizia a piovere e come al solito sono sempre in ritardo. Spero di trovare gli altri. Wow, accidenti! I particolari di questo borgo mi emozionano davvero. Il comune di Mongrando è uno dei pochi del Biellese che conserva ancora le vestigia di quello che una volta era il ricetto locale, perché nel Biellese non sono presenti solamente il ricetto di Candelo e quello di Magnano, ma anche qui a Mongrando si trovava un antico borgo che era a tutti gli effetti un ricetto. Sono in ritardissimo. Mi appresto a entrare nella chiesa attraverso il grande portone scolpito in legno che è stato attribuito allo scultore Pietro Antonio Serpentiere di Sagliano, appartenente a una delle dinastie celeberrime dalla lunghissima storia di legnamari biellesi che hanno arricchito tante chiese della nostra provincia. Di Serpentiere rimangono le porte di Cossila, di Pralungo e qui lui, accanto alla decorazione di pannelli fioriti, nella parte superiore ha ritratto i santi patroni di questo borgo, San Lorenzo e Sant'Agostino, di cui abbiamo la confraternita a pochi passi. Alla fine sono arrivato in anticipo. Della parrocchiale di San Lorenzo vi parlerà Elena più tardi. Io invece sono interessato a scoprire qualche cosa di più sui fatti storici avvenuti in questo luogo, soprattutto quelli legati alla Seconda Guerra Mondiale. Vediamo se troviamo qualcuno che può raccontarci qualcosa a riguardo. E allora io mi ricordo questa cosa, che i partigiani si portavano lì sul muretto, con i suoi fucili, sul muretto qui, e sparavano giù verso il paese di Mongrando.
Allora io quell'epoca lì abitavo laggiù dove c'è quella casa bianca, quelle due tre finestre. C'è un balcone, c'era la mitragliatrice, quella lì me la ricordo bene, portata sul balcone, sparavano qui. Allora logicamente i partigiani rispondevano. Quando ho capito che sparavano sul paese, hanno smesso. Però nei miei vetri là è arrivata dentro una pallottola sotto il cuscino. Noi eravamo a letto, io e mio fratello. È arrivata dentro questa pallottola e mio padre, dov'è il vetro rotto, vigna, era poi sotto il cuscino della testa. Sotto il cuscino abbiamo trovato la pallottola. Come al solito Gianluca non si vede, Elena è in ritardo. Una volta entrata all'interno della chiesa non posso non rimanere stupita dalle sue dimensioni e dalla decorazione elegante, in pieno stile neoclassico. La facciata e anche l'interno dell'edificio sono stati infatti progettati nella seconda metà del secolo XVIII. Si pensa proprio da un maestro locale, Giovanni Siletto, che ha creato questo ritmo arioso e imponente allo stesso tempo dell'edificio. Camminando attraverso la navata, poi il nostro sguardo viene proprio catturato dalla grande cupola che ci sovrasta, decorata con finti scorci prospettive da questo pittore del biellese Giovanni Battista Greggio di Miagliano, a testimonianza della ricchezza del nostro territorio sul quale sono fiorite e diffuse le botteghe degli artisti nel corso del tempo. Adesso poi rimango catturata da questo altare laterale che doveva essere quello dedicato alle anime del suffragio. La cosa che più mi colpisce in mezzo alla decorazione ricchissima è questa tavola con raffigurata la deposizione della croce, con Maria e gli altri personaggi che si addolorano attorno al corpo ormai defunto di Gesù e che viene citata in una visita pastorale della seconda metà del 1500, da quanto si conosce, e probabilmente fu fatta da Giuseppe Giovenone il Giovane, niente meno che uno degli allievi e collaboratori di Gaudenzio Ferrari. Questo pulpito a cui mi trovo davanti è un altro esempio della abilità dei nostri scultori. Fu realizzato dalla bottega degli Argentero di Andorno, quindi anche quando mi trovo davanti a queste opere penso alle nostre vallate, a quanti artisti e artigiani hanno visto passare attraverso i nostri paesaggi. Nei pannelli di questo pulpito posso vedere i personaggi ancora, protagonisti della chiesa, San Lorenzo, Lorenzo, Sant'Agostino e poi anche tutti i quattro evangelisti che si sviluppano attorno al ritmo circolare, quasi a un abbraccio di questa grande opera d'arte. E ora giunta nel cuore della chiesa, davanti a questo crocifisso così struggente, non posso non pensare a quanto lo scultore sia stato abile nel rendere l'espressione di dolore del volto di Cristo e penso che forse magari qui davanti si erano recati in preghiera tutte quelle famiglie vittime della peste del 1630. Infatti si leggono nei documenti quante centinaia e centinaia di vittime fece il flagello, al punto da dover costringere la comunità a costruire ben due lazzaretti nell'area della Bessa e a seppellire poi i morti che cadevano a uno tanto velocemente nei luoghi più approssimati possibili, attorno alle case, negli orti, poco distante dalle abitazioni di tutta questa popolazione disperata. Giallo, come sempre, in ritardo. Però questa chiesa, che intreccio di storie, come gli intrecci, le trame che venivano prodotte da tutte le telerie che per anni hanno segnato l'attività delle persone che vivevano o che lavoravano qui a Mongrando. Vabbè, io a questo punto vado, non arriva nessuno.
Alla fine qui, visto il tempo, mi sa che non è arrivato nessuno. Io a questo punto farei cantare. Su Mongrando c'è anche una maledizione che incombe. La leggenda vuole che qui abitasse una popolazione di fate, bellissime fate, che aiutavano la popolazione del luogo. Le donne però erano gelose della loro bellezza e allora spinsero dei giovinastri a denigrarle per i piedi palmati che nascondevano sotto le loro lunghe gonne. Adirate per questo affronto, nonostante tutto il bene che avevano fatto per la popolazione di Mongrando, queste fate si ritirarono, si andarono a nascondere, non prima però di aver lanciato, come vi dicevo, una maledizione sul borgo. Per fortuna ho trovato riparo. Vi dicevo della maledizione. Queste fate, nell'andarsene da Mongrando, dissero alla popolazione del luogo che avrebbe continuato a camminare sopra loro senza mai trovarlo. E adesso però, se mi scusate, visti i precedenti, non vorrei fare la fine del campanaro. Vi saluto. Siamo così giunti al termine della seconda puntata della miniserie La Cattiva Ora. Come avete visto, abbiamo parlato di leggende, di misteri, ma anche di arte e di storia del nostro magnifico territorio. Continuate a stare connessi con noi, seguiteci sui canali social e molto presto un nuovo documentario all'ora del meriggio, all'ora dell'insidia.